da Kylie. Che bello con le best, con Cinzien. Ci siete mancati tantissimo. Slash Neko. Amici, vi siamo mancate? Amici, scusateci, non arrabbiatevi con noi. Abbiamo preso tanto un mese di riposo. Ma oggi siamo tornati, siamo più forti di prima. Amici, oggi non è un giorno normale. Neanche un video normale. Ma volete sapere perché? Oggi è giorno di Ashura! Ma Nina, cosa significa Ashura? Sara, l'Ashura ha una storia molto importante. Sara, ma la vuoi sapere? Certo che sì! E voi, amici, la volete sapere questa storia? Sì! Bravi! Amici, nell'antico Egitto, tanto tempo fa, c'era un re, ma molto molto cattivo, che si chiamava Faraone. Amici, questo re era molto cattivo e molto prepotente e usava il popolo dell'Israele come i suoi schiavi. Amici, questo re era troppo prepotente. Pensate pure che obbligava la gente che lui fosse Dio. Anzi, lui li obbligava a credere che lui fosse Dio. Li obbligava a pregarlo. Li picchiava, li ammazzava. Ma fino a un certo giorno, Dio ha mandato Musa Alisele. Musa Alisele è uno dei profeti di Dio. L'ha mandato Dio per parlare con Faraone. Per dirgli due cose importantissime. Prima cosa, lui non è Dio, è Allah è Dio, quello che è sopra in cielo. E la seconda cosa è di non trattare il popolo Israele come schiavi. Però Faraone non ha dato retta a Sid Musa. Sid Musa continuava a parlare con lui, ma amici, niente da fare. Anzi, amici, è peggiorato, è diventato sempre più cattivo e continuava a uccidere sempre più. Appunto, Dio ha ordinato a Mosè di scappare con i credenti dell'Israele. A questo punto sono scappati, però Faraone li ha seguiti perché li voleva ammazzare. Ma a un certo punto sono arrivati in un posto in cui c'era il mare grandissimo, e poi Faraone era dietro con i suoi soldati che li voleva ammazzare. A questo punto erano proprio disperati, ma a un certo punto Dio ha ordinato a Mosè di sbattere il suo bastone nella terra. Ma amici, è successo un miracolo, un vero miracolo di Dio. Amici, praticamente il mare si è diviso in due parti. Così, anche che questo il mare, così si sono divisi. Così potevano scappare. Sì, brava Sara, è andato così, proprio così. Potevano scappare il popolo dell'Israele e anche Mosè. Ma cosa è successo? Dopo loro sono riusciti a scappare in mezzo al mare dove c'è la strada. E poi sono arrivati tutti sani e salvi. Alhamdulillah. E poi quel re cattivo, cosa gli è successo? Dopo che il popolo dell'Israele è riuscito a scappare, quel re cattivo li voleva inseguire perché li voleva ammazzare. Quindi sono passati nella strada in mezzo al mare, ma a un certo punto. E poi Dio ha fatto tornare il mare come era prima. Così dopo il re cattivo e i suoi cattivi soldati sono affogati. Sara, ma è questa la storia di Ashura? Ashura è il giorno della salvezza di Musa Alayhissalam e il suo popolo Israele dal re cattivo Faraone. In quel giorno Dio ha fatto un grande miracolo. Sara, qual è questo grande miracolo? Dio ha diviso il mare in due parti. Dopo che sono passati, poi si è richiuso di nuovo. Il re cattivo e i suoi soldati molto cattivi sono morti. E Dio ha salvato Mosè e il suo popolo. Brava Sara, ora sai bene la storia. Sara, ma sai cosa facciamo noi musulmani nel giorno di Ashura? E cos'è?
Il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha detto di digiunare o il 9 e il 10 o il 10 e l'11. O di digiunare 9, 10 e 11. Così Dio ti perdonerà tutti i peccati dell'anno precedente. Ma anche noi dobbiamo digiunare? No, Sara, tranquilla. Noi siamo ancora troppo piccole. I nostri genitori possono digiunare. E noi allora cosa possiamo fare il giorno di Ashura? Calma, Sara, ora arriva il pezzo più bello. Sai cosa facciamo noi in Marocco? Al giorno dell'Ashura? Cosa? Te lo spiego. Amici, questo è il nostro giorno magico dove prendiamo frutta secca, cioccolatini, ma perfino prendiamo qualche giocattolino come regalo. Amici, venite con noi a preparare Ashura! Amici, purtroppo ora ci dobbiamo salutare perché sennò il video diventa troppo lungo. Amici, però domani ci sarà la seconda parte in cui faremo Ashura! Ma lo faremo in un modo giocando. Però amici, non mancate il video di domani. Messeremo!